sta coltivando, madonna mia, sta coltivando il grano, le carote. Ma che tristezza. Poverina. No raga, io non riesco a ucciderla, mi fa pena, cioè mi fa tenerezza. Però la chat l'ha detto. Oh mio Dio, non ci può. No, ho fatto il danno. Eccola, giustata. Che bravo. Alex, prego. Oh, ecco qua. Ieri ci siamo fatti un'arma potentissima grazie a voi, perché ce l'avete concesso. Bravo. Siamo andati a fare il sedere grosso alla rapitrice e ci siamo riusciti. Però colpo di scena. Ok, allora, aspetta, espandi se cosa vuol dire sedere grosso. L'abbiamo macchiolata. C'avevamo due usi di quell'arma potentissima. Bravo. Con sharpness 10.000 addirittura. Esattamente. E la studiata apposta, perché lei c'aveva un totem. Gli abbiamo rotto l'armatura. Abbiamo. Lion molto eroicamente ha rotto l'armatura. Colpo. Gli ha rotto il totem e poi l'ha steccata. Ma no. Stavo parlando io. Infatti. Prego, vai avanti. Quindi è morta. E Lion, okay, l'ha steccata, quindi è morta. Poi? Poi abbiamo, sì, cercato tra le sue cose. Ovviamente l'armatura è stata tutta rotta grazie all'arma OP di Lion. Stai morendo di senza aria, scusa. Ok. Sì. Riprendi. Respira. Dai. Ok. Ok. La corona, che era l'unica cosa che ci importava della sua morte, praticamente. Beh, non è vero. Svaluta. Non è vero. Ci interessava anche che lei fosse morta. Ed è morta, effettivamente. E finiva il regno. Il potere. E adesso siamo in anarchia. Allora, quando lei è morta, aveva la corona. E non ce l'aveva più dopo, perché era inciantata con Vanishing. Ok, questa è una frase italiana. Sì, si va verso il ponte di ghiaccio, perché dal ponte di ghiaccio ho ricevuto un'informazione importante, non dirò da chi, ma potrebbe essere il posto dove è nascosta la corona della rapitrice. E io sono anche... Secondo me, allora, noi potremmo fare una cosa. Cioè, potremmo ammazzarla di nuovo. Cioè, sarebbe bello. Beh, ma poveraccia, infatti, non avrà più nulla. Poveraccia, ma dopo tutto quello che ci ha fatto. No, ok, mi ritiro tutto. Ragazzi, cioè, amico delle guardie. Cioè, potremmo anche, diciamo, ucciderla uno ad uno. Ma è inutile che cerchi di cambiare quello che hai detto. Ormai l'hai detto. Cioè, magari colleghi il cervello prima. Tipo, avevo appena perso tutto, non lo so. Ah, più ti che fa altro pena? Io ho un dubbio al riguardo. No, mi fanno pena tutti, ok? Sì, a me fai io pena. Io ho un dubbio al riguardo, perché comunque ha perso le cose che aveva. Sì. Ma comunque noi sappiamo che aveva un sacco di magazzini e roba. È vero, però. Dove sei finito? Sicuramente non ha un'altra corona. Alex è l'unico che mi ha seguito. Bravo. Ma Jake. Attenzione, attenzione. Io Jake. Sono a distanza, come mi hai detto. Va bene, va bene. Allora, fatemi vedere, io perché io mi sono buggata. Brave, brava. Non me ne frega nulla comunque della vostra storia. So che fate pena, non c'è bisogno di aggiornarmi. Allora, io ho un indizio visivo che praticamente mi porta. Allora, ci dobbiamo trovare alla casetta. Quella casetta è più indietro. Noi siamo andati troppo avanti. Quale casetta? Perché ce ne stanno tante. Quella di legno dove c'era il mattatoio sotto, vero? Mi pare sì. E potrebbe essere un igloo. Potrebbe essere qualcosa di... Ma c'è un'entrata? Penso di sì e cosa no. Facciamo? Entriamo? Allora, c'è una lanterna. Sì che c'è un'entrata, raga, sì, possiamo entrare anche noi? Sì. C'è anche un libro. Sì, potete entrare tutti. Manca qualcuno. Mi raccomando, all'appello. Stai attento. Amici, dove dai, siete? Che cioè, guarda chi manca. Feri. Ma sono dovuto uscire. Qualcuno la deve recuperare, Va bene, chat, possiamo tipizzare Feri che è anziana. Allora, vediamo qui cosa c'è. Allora, due libri per appunti, quindi suppongo che siano voti. E il binocolo dello snitch. Chi è lo snitch? Pozione antisgamo. Ma questo era un posto di qualche spione del cacchio. Guardate, guarda, lo snitch. Te lo sto per dire, perché non sembra della rapitrice. È troppo fatto male. C'è proprio brutto, guarda. Ma ci sono anche delle cose, ci sono degli appunti, Voi vedete ma che... pure tutto documentato. Allora, noi abbiamo sempre sospettato che c'era qualcuno che faceva la spia su quello che facciamo noi. Da qui si vede un po', guarda, 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 questo è il vetro per guardare, tutti da i passaggi. Da qui dici tutto. Da qui riesci a vedere, quando noi passavamo per andare verso la rapitrice lo riesci a vedere bene. E forse da di là vede anche il beacon dell'entrata della base della rapitrice. Quindi questo è il posto dello snitch, della spia. È proprio un posto tattico. Non traiamo conclusioni affrettate, leggiamo prima. Leggi, vai. Allora, questo qui è il numero uno, libri per appunti. Questa sera tutto tranquillo, appena mi sono distaccato dagli altri sono venuto subito qua a portarti i libri con le informazioni che mi avevi chiesto. Mi sono assicurato che nessuno mi stesse seguendo, quindi tranquilla. PS. Stanno pensando a qualcosa di nuovo per ucciderti. Mia regina... Appena scopro qualcosa di più ti farò sapere tutto nel confessionale. A dopo. Ci sono molte domande che ho.
Quale confessionale? Il nostro confessionale o c'è un altro confessionale? È infatti ce ne sarà un altro. Vi spacco la faccia se fate un'altra volta al mercato. Ma è più mercato, ecco. Cos'hai visto? Di là c'è un passaggio, però prima andiamo a vedere qua. Allora, paga era super sus. Ha ripetuto quello che ha detto Piadina, cioè no, non ne sappiamo niente, però non ci credo mai. Luogo di confessioni. Vietato entrare senza la regina. Mi sa che questo è il confessionale. Qui scende una puzza. La spia. Ma sembra una fogna. Qui scende la regina. Ma che razza allora, di posto aspetta, è? Aspetta, mamma mia. Non toccate nulla, eh. Ah, sono sceso qui. C'è scritto massima riservatezza. Rimani shiftato tutto il tempo. Sembra proprio un posto dove, tipo, dove parlare. È il confessionale che diceva prima nel libro, può darsi. Eh sì. Mi sa di sì. C'è Senti, una stanza. Proviamo a fare così. Uno di noi scende dal lato della spia e tu provi a vedere nel lato della regina cosa c'è. Allora, mi sa che io sono nel lato della spia e qua sì, dentro esatto. C'è una punizione con la lava. Quindi tu praticamente, cioè la regina li torturava, la rapitrice li torturava per farli parlare. Per farli confessare. Ormai sai già come funziona, ma ti voglio ricordare. Uno, per passarmi qualsiasi oggetto libro passamelo attraverso il dispenser. Due, non toglierti mai la zucca dalla testa o la tuta mimetica. Perché praticamente bisognava essere sempre invisibili per non vedersi il nome. Tre, non provare a raggiungermi nella stanza qua sopra o mi arrabbio. Quattro, se mi porti informazioni di valore sarai ricompensato ad alto livello. No, è come quella cosa del... Quindi è recente comunque, perché quel meme di ricompensato ad alto livello è recente. L'avete sì, visto infatti. Voi? Però... Ma sì, quel tipo che va al negozio e dice ti do questo vero, telefono 250, 280 e 300 euro. Ah, sì, è vero. E poi gli dice ti ricompenserò ad alto livello. Guardate che questo è recente, possiamo usarlo come indizio, eh. Mi pento solo adesso di aver sottovalutato il bisogno di avere degli alleati. È nella fase depressa della sconfitta, Attenzione. Dovevo sfruttare di più il gruppo che avevo creato di ribellione. Chico avrebbe potuto ammazzare Lion in qualsiasi momento, ma col cavolo. Ma invece no, perché è un debole ed è anche troppo stupido, poverino. Sono d'accordo con lei, è un po' stupido. Bah, che gente schifosa davvero. Arrabbiatissima, proprio stressata. Però non ha nominato Piadina. Qua ci sono provviste e cibo. Ma piuttosto a me quel libro poverina. Non piace proprio. Perché da come c'ha ha parlato niente. Di Chico sembra che lui sta ancora con lei. È vero. Però no, no, fidati, non penso. No, ma parlava al passato no, sicuro. Raga, qui ha sclerato, tutto maiuscolo. E poi dicono che non dovrei, tutto scritto male. Arrabbiare e che non dovrei far esplodere tutte le case di questi esseri schifosi. Questa è scritto in furia. Questa mettete un emoji che piange, chat. Io non ho parole, sono appena morta per colpa di Lion che ha dovuto usare le sue armi completamente illegali. Io ricordo che lei era tutta cittata, l'armatura completamente protection 20. La corona pure. Lasciamo perdere. Perché altrimenti questi scarzoni da soli non sarebbero riusciti neanche a togliermi due cuori. Che poveri falliti. Sì, ma tanto adesso voglio vedere cosa farete. Erano tutti in live per vedere la regina. Per vedere me che sono più intelligente e furba di voi su tutto. Buona fortuna sfigatelli. Niente. Possiamo andare in un posto più sicuro che magari torna. Ok, guarda, conosco una stanza qua dentro che non c'entra mai. No, non ci voglio andare in quella stanza lì. Dai, vieni un po', facciamo divine follie. Non voglio fare divine follie con voi. Vabbè dai, tanto ormai la rapitrice è poverina è innocua. Perdi ok. Qua. No, qui però che schifo. Cioè... Vabbè, ma guardalo con gli occhi di un esploratore. Vabbè. È diventato un casino di volte qua. C'è proprio un odore forte e acre. Vabbè, dai, chi? Vuoi? Chi? Non voglio guardare. Inizia paga. Inizia paga? Ok, ti do qua il libro. Ok, facciamo una cosa. Leggimelo te. Va benissimo. Per bene, eh? Ti metto anche una musica da spionaggio. Ok, spionaggio del 17.08.2021. La rapi è messa veramente male. Ha solo due pezzi di armatura, i piedini e la chestplate. E per di più sono solamente di diamanti. Lei ora è veramente vulnerabile e si vede da un chilometro che è arrabbiata. E secondo me è anche molto pensierosa e starà sicuramente pensando a un piano per riottenere il suo potere. Inoltre passa molto tempo fuori dalla fortezza e vola verso la tua piramide. Ah, questo è grave, eh? Però non è detto che andasse alla piramide, infatti mi sa che non andava alla piramide. Fermava prima. Senti, paga, come mai inizi tutti i libri con ok? Ma perché non so come iniziare con un'altra parola, capito? Me lo sono sempre chiesto anch'io, anche i libri amorosi, io ne ho avuto un botto. E dico ok, ma è normale, paga. È una particolarità, ok? Piadina. Ok, io inizio con... Ah!
La situa qua dentro è davvero critica, puntini puntini. La rabbia è su tutte le furie, ma di brutto. Sta tipo cercando di pestarci a tutti quanti. Seconda pagina. Per farti capire quanto la situa è grave, sta completamente ignorando i miei libri super hot, quelli che gli davo io, e non li vuole più calpestare. Quindi tu hai provato a addolcirla, diciamo. Sì, ha preso i libri buttati nella lava. Nella lava li ha buttati, neanche li ha letti. Ok, ok. Tu paga, hai provato a fare un approccio, diciamo, intimo? No, non mi allontanavo. Io mi allontanavo perché sennò mi picchiava. Ok, quindi è scontrosa. Beh, me l'immaginavo, deve essere arrabbiata. Tu così, botte sinistra. Ok. Ok, terza pagina. Sì. Ok, punti di punti. Della corona. Ho iniziato anch'io con ok. No. Bravo. Della corona nessuna traccia, faccina triste. Non penso che se la stia portando con sé, anche perché sarebbe troppo rischioso. Indagherò meglio, punto. Hai ancora lì sotto? Non lo so, sto scendendo. Non so se avrò il coraggio di ucciderla così, però. Metti l'armatura, che se c'è qualcosa per ammazzarti, non si sa mai, sai. Sarebbe terribile farci uccidere adesso. Cioè, dopo aver stravinto. Lei quindi qui, sta attento. Sì, di brutto. Capitri, lì è. Poverino. La metto pure a posto il libro di zio Eric. Come guarda. Sta messa? Non è qua, sta coltivando. Madonna mia, sta coltivando il grano, le carote. Ma che tristezza. Poverina. No, raga, io non riesco a ucciderla, mi fa pena, cioè mi fa tenerezza. Però la chat l'ha detto. Ho capito, ma non riesco. Possiamo farlo noi. Guarda, mi ha visto. No, raga, cioè veramente, mettiamoci una mano sulla coscienza. Cioè, io lo so che lei è stata infame verso di noi, però in questo momento mi fa pena. Guardala, guarda cosa sta, cioè qua, ma mi colpisce, mi fa nulla. Ma dopo tutto ciò che ha fatto. È pure scappata. No. No, raga, io non credo di voler. Ma cioè, ci sono cose là dentro, devi sbirciare. Vado a vedere il suo grano, guarda che poverata. Ah, dove sono i miei stupidi schiavi a lavorare? Guarda, è rimasta senza nulla. Sì, stava coltivando lei, che tristezza. Eric non lo fa. Palla per schiavi, ah. Ma che è? Ma è tutta matta. Prima avevo pollo, reale, infinito e tutti i cibi del mondo. E adesso mi ritrovo a dover coltivare questi semi da sola come se fossi una schiavetta. Giuro che mi vendicherò e ammazzerò tutti questi idioti e farò saltare tutte le loro piramidi e le loro stupide case su questo stupido server. Sapete vincere solo barando. È proprio arrabbiata vera, ma sta rosicando come un castoro. Guarda i semi. Semi per schiavessi, se li pianta da sola. Questi ce li aveva da quando. Si dà dello schiavo da sola. Poverina. Ma che stai a fare? Niente, mi fa pena. Non riesco a. Ma dai. Posso scendere e comprare? No! No! Dai! No! Però c'è l'anarchia! Oh, scendi, scendi! Dai! No, scendi! No, scendi! No. Ora l'avete detto, scende prima Alex e poi Strecato. No, dai. No, prima Strecato! Scendete! Potrebbe esserci la corona, infatti noi dobbiamo entrare, Aspetta, ma tu hai la sua spada entrare. Dietro? Io no, la sua spada non ce l'ho. Ah, sì, ce l'ho. Ucciderla con magari quella. Magari quella che vuole recuperare, Vuole ucciderti potrebbe, per recuperarla. Potrebbe magari. Essere, potrebbe essere. Però questa spada potrebbe essere per noi una merce di scambio importante. Lei non può più fare oggetti coi comandi, perché non è più opata da mo. Da quello che sappiamo noi. Da quello che ma no, cosa no, ci potrebbe al 100%, dare in cambio? Anna, al 100%. C'era un libro qua e lo leggo, tanto lei non mi riesce a fare nulla. Ti ringrazio per avermi aiutato a costruire questo posto tesoruccio mio. Adesso è inutile, ma prima o poi potrebbe doverci servire. Almeno scapperemo insieme, io e te qua dentro. Bravo il mio schiavetto. Con questo percorso riusciremo a rallentarli di almeno 10 minuti se ci attaccano. Stavo dicendo, ha scritto, sta spammando solo con le armi citate, che scarsone. Poverina, è proprio sta arrabbiata. Io me ne vado da qui perché non trovo niente. È proprio al limite, poraccia. Cioè, posso scavare sotto. Ma la trovi, mi sa. Sì, infatti, ti sta provocando. Ma no, secondo me è davvero una trappola. Non la seguire, trappola, lascia perdere. No, io invece la seguo, abbiamo deciso magari così. Magari ti porta da qualche parte. È tutto tappato. Se muori perdi 3 armi buone, Ma non muo, ma come faccio? La sua katana. Non posso anche morire. Anche perché la formatura fa schifo, cioè non potrà mai ucciderlo. Là sotto, io non mi vorrei sa. Che là sotto c'è qualche schiavetto pronto ad ammazzarti, però. Allora, vabbè, lei non mi fa nulla. Chiunque sia non riesce ad ammazzarlo comunque. No, raga, ma questa sta scappando, Di brutto, sta scappando, è andata via, è uscita fuori, sta guarda. Sta salendo, mi sa, Sta salendo, è qua, sì. Mamma mia, nelle scale. Cosa facciamo, la blocchiamo? Tappala sopra. No, vai, tappo tutto, tappo. Correte. Tappa, sta arrivando, tappa. Non avete tappato? All'ultimo momento. Sta salendo, no, attenzione. Sta rompendo. Tappate bene. Tappate bene. Dai, qualcuno che c'ha che blocchi.
È morta. Poverina, però. Guarda, io non capisco. Mi avete fatto fare una cosa cattiva. C'aveva niente, c'aveva un po' di monnezza. Sta urlando, maledetto, bla bla bla. Lei mi butta un po'. Demonnezza, va una palla per schiavi. Fate tutti schifo. Prender chest, chissà, magari ci voleva fare qualcosa. Vabbè, io la sua roba gliela ributto. Qualcosa nell'ender chest. Non è che no, secondo me ha qualcosa di segreto nell'ender chest, però non possiamo saperlo. Potrebbe essere questo, potrebbe essere quasi tantissimo. Quasi sicuramente c'è qualcosa nell'ender chest. Effettivamente. Se nell'ender chest come la prendiamo? È impossibile. L'unico modo è costringerla, farcela dare che l'unica maniera. Gentilmente, oppure la scambiamo con la katana. Grazie ancora e buonanotte. Lion out.